Salve a tutti bella gente, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Manserimia e oggi siamo qui in questo nuovo video per andare a scoprire la sorpresa che si cela all'interno della 18ª scatolina del nostro calendario dell'avvento pandoroso. Siete pronti? Questo è un pezzo, ve lo dico, un signor pezzo, eh? Vado! Ta-da! No, ma ditemi quanto è carino! Guardate qui che piccola meraviglia che è questo charm old. Volevo troppo nella mia collezione perché avendo io i capelli lunghi il pettine un po' anche a me mi appartiene, ecco, come simbolo, come oggetto. E nulla, parto a descriverlo. Allora, la ghiera è fatta tutta cicciottina come quella della tavolozza praticamente. Quindi una sorta di cilindretto, sulle due facce ci sono dei fiocchi super belli, pomposini, li adoro, quindi sia da un lato che dall'altro, eccolo qui. Poi la punzonatura sta qua sotto, ce la posso fare, da qui c'è Ale e qui c'è S925. Io questo charm l'ho acquistato da una venditrice sui gruppi dall'estero perché in Italia non si trova. In verità è un po' introvabile ovunque perché era una serie, c'era il pettine, le forbicine e lo specchio, e questo appunto fa parte di quel trio. Io lo volevo troppo e infatti eccolo qua. Il pettine è caratterizzato, lo uso da un po', quindi se vedete che è un po' storto perché lo uso, quindi lo uso da tanto, l'ho acquistato nuovo ad un prezzo anche abbastanza, diciamo, però ecco, l'ho usato, quindi si vedono dei segni, è normale. Il pettinino è fatto così, con tutte queste ondine all'esterno e poi c'è questa scanalatura incisa e brunita, e tutti i dentini del pettine, vedete, sono appunto incisi e bruniti sul fronte, vedete, è così, le scanalature girano intorno appunto ad ogni dentino definendo appunto il pettine. E nulla, è un charm super grazioso, io lo volevo davvero tanto, ci ho messo tanto anche a trovarlo, devo essere sincera. Nulla, fatemi sapere se vi piace e noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!